la realtà. Haselmaia Kohl si presenta con una storica ormai mostra di quadri, e noi ringraziamo tutti, prima di tutto i pittori Alda Baglioni, Ferruccio Bernini, Diana Bosniak Monai, Valérie Bregant, Nora Carella, Tullio Klamar, Elsa Delise, Renata Di Palma, Fulvio Dott, Anna Maria Ducaton, Carla Fiocchi, Carolina Franza, Holly Furlanis, Giovanna Lampe, Paola Martinella, Robert Micol, Giulia Nollami Paco, François Pierre, Marta Potenzieri Reale, Claudia Razza, Svita Los Riabtin, Angelo Salemi, Erika Stocker, Livio Zoppolato e Elvia Zorgenon. Dopodiché ringraziamo le autorità, l'assessore Lo Bianco, l'assessore Bucci, e ringraziamo pure la comunità greca, la quale come sempre molto generosa ci dà l'uso di queste sale ed è sempre presente quando c'è qualcosa da fare del bene, perché Haselmaia Kohl ha come proprio punto di riferimento e come target quello di premiare coloro che fanno del bene, che hanno attenzione verso i più deboli, i più sfortunati, quello di premiare i ragazzi del Collegio del Mondo Unito, che sono una delle eccellenze di Trieste, quello di premiare gli atti di bontà in genere, va bene, in giro per l'Italia. Devo dire che l'anima di questa realtà è il nostro segretario generale, Aldo Pianciamore, che ricorda con questa associazione sua moglie che da viva girava con Arduino per i ragazzi del Mondo Unito, dando ai più bisognosi del pocket money per equipararli a quelli che ce l'avevano. Questo gesto di generosità e di attenzione verso i giovani non è stato dimenticato nella famiglia Pianciamore. C'è qui anche la figlia, che adesso, eccola qua, la quale è venuta da Milano e affianca sempre il direttivo dell'associazione per tutte le sue iniziative. Allora io volevo dire che in un'epoca turbolenta e violenta, questa realtà, la Haselmaia Kohl, è una realtà che invece si volge e premia coloro che hanno un gesto di bontà verso i compagni di classe, verso i più sfortunati, verso ragazzi che hanno meno degli altri, per equiparare le loro possibilità. Noi cerchiamo, io come presidente e l'anima di tutto, Aldo Pianciamore, di andare avanti per questa strada e di far sì che l'associazione abbia sempre delle entrate per poter espletare le sue donazioni. Mi diceva adesso Aldo Pianciamore che sono 400-500 i premi che sono stati dati dall'associazione proprio poco fa, in questi anni che si lavora, e in quest'anno già al Collegio del Mondo Unito, in tutti gli anni, in tutte le occasioni in giro per l'Italia. Ecco, io ho concluso, voglio dirvi che vi ringrazio vivamente ognuno e tutti di voi per essere qui questa sera, per l'attenzione che avete, per questa realtà che verrà replicata nel castello di Luino, e ringraziamo il principe, Sua Altezza il principe Dimitri della Torre Tasso e la sua sposa, che sono oggi i proprietari del castello di Luino, col passare delle generazioni, e che ci ospiteranno, credo, il 14, vero? 18. Il 18 di questo mese, benissimo. Allora, tutto si svolge come sempre, e nonostante appunto le difficoltà sempre maggiori, Haselmaia Kohl è sempre qua nel ricordo, nella realtà dell'oggi. Grazie alla famiglia, grazie a voi tutti. E adesso buona mostra. Voi sapete che potete fare un'offerta per un quadro, e poi se è l'offerta più alta vi verrà dato a fine mostra. Ecco, e se no competerete con l'altro nostro amico che farà un'offerta superiore. Ecco, questo è il gioco che noi facciamo per contentare tutti. È da molti anni insomma che c'è questo. Ecco, 18 se non sbaglio. Certo. E quindi se vi è questa costante dedizione per questa causa, beh, non si può altro che applaudere e provare un certo sentimento nei confronti di chi
ecco, io mi spoglio un po' della veste amministrativa, ecco, nei confronti di chi porta avanti questa causa con passione, con dedizione e con amore, con una carica ideale che non passa sicuramente inosservata né a me né al mio collega Maurizio Bucci, amministrazione comunale. E quindi qui siamo a testimoniare la vicinanza del Comune di Trieste. In questa mi si è consentito missione da un punto di vista artistico, ma vocativa dal punto di vista del donare agli altri quello che non hanno. E quindi a nome del Comune di Trieste il plauso a questa iniziativa. Grazie mille. Buonasera a tutti, ricordo ancora una cosa che mi ha sempre colpito di Hazel Mericol, che era un ingegnere aeronautico e che lavorava ad alto livello con gli americani ed abbandonò questa sua professione per dedicarsi al marito e alla famiglia. Quindi ha seminato evidentemente tanto amore e tanta bontà che oggi la famiglia la ricorda in questo modo. Passando invece ai quadri, qui sono presenti diversi stili pittorici e anche una bellissima scultura di Mazzarino in provincia di Caltanissetta che vi invito a guardare, che rappresenta la maternità in un così intreccio felice e simbolico, perché vedete che c'è come una corda che lega il bambino alla madre e a con un taglio assolutamente surrealista, però è chiaro che ricorda il cordone ombelicale. Questo è un artista del sud che si è formato a bottega e che ama tantissimo la classicità e anche i grandi del Novecento e continua a studiarli e a produrre queste opere. Non è la prima volta che dona un'opera in quest'ambito ed è secondo me un pezzo molto interessante in quanto originale. Ecco, poi abbiamo le più varie espressioni che io potrei suddividere in due filoni, quello onirico fantastico e quello più tradizionale narrativo. Al filone onirico fantastico c'è questo artista che è ucraino, che si chiama Sviatoslav, con un cognome che poi vi leggerete qui, che come vedete ha questo onirico poetico che è molto frequente nell'opera degli artisti dell'est. E qui abbiamo invece un belga che peraltro è console del Belgio in Tunisia, ed è un acquerellista finissimo. Questo è il mare del nord con ritratti dei bambini sulla spiaggia. Qui abbiamo Marta Potenzieri Reale, che è un'artista dedita all'acquerello, e questa è una forma tradizionale, diciamo, più narrativa, ma io ho visto anche delle cose molto più introspettive e molto interessanti. Segno e colore sono le sue qualità. Poi c'è Claudia Raza, artista cividalese che ama il paesaggio e dà del paesaggio sempre una connotazione luministica e cromatica molto morbida e sottilmente poetica. Qui abbiamo Alda Baglioni, che è milanese, architetto, e anche questa ha un figurativo che in qualche modo però esce dalla realtà e va verso il sogno. Altrettanto possiamo dire di Giulia Nogliani Pacco, che è un'artista triestina che si è formata all'Istituto d'Arte nella sezione tessile di Trieste e che dal tessile poi è passata alla pittura con questi contrappunti molto delicati. Anche qui vedete che l'artista esce dal reale, dà un'interpretazione del reale che va verso il sogno. Qui invece siamo nella realtà dell'espressionismo. Livio Zoccolato, artista istriano, che qui vedete in un paesaggio istriano che io trovo molto interessante, ma che ha anche approcciato l'informale. Poi qui abbiamo Olly Furlanis, che invece è veneta, nata a New York, formatasi in Veneto, e una pittura che potrei definire decorativa. Qui abbiamo Anna Maria Ducaton, che è una dei classici capisaldi della pittura triestina, con dei fiori di taglio espressionista. Questa è Renata di Palma, che è milanese di nascita, trentina d'adozione. Questo è un acquarello e tecnica mista, perché sarebbe anche con la tempera un mix gradevole, anche questo di taglio decorativo.
questa è un'artista molto interessante che si chiama Diana Munaj Bosniak e che è nata a Sarajevo, è architetto e anche scrittrice, una penna fine, e questa è una pittura di taglio organico che secondo me ricorda ancora gli orrori della guerra. Qui abbiamo Ferruccio Bernini, artista che io ammiro moltissimo, che ha quasi novantenne, ha lavorato moltissimo in scenografia al Teatro Verdi di Trieste e della scenografia ha ancora questi suggerimenti, queste suggestioni. Se voi pensate, questo guarda al neoclassico e questa è la gloria, no? La gloria con della loro. E lui nelle sue opere c'è sempre il gioco. Poi abbiamo Fulvio Dotto, artista monfalconese, architetto anche lui, che interpreta un po' la caduta di Venezia. Voi sapete che Venezia è colpita da tante cose, dal turismo orribile, e dalle grandi navi che passano, dalla marea che si alza, e questo è un concetto interpretato attraverso la pittura. Abbiamo Nora Carella, che è stata una delle grandi artiste triestina, anche lei istriana d'origine di Parenzo, è stata una ritrattista potente dei grandi personaggi, dai presidenti, da Faradiva al presidente Jimmy Carter, a tutti i grandi politici, per esempio italiani, nazionali e locali. E poi a una certa età, non vedendo più bene, si è data al paesaggio e alla natura morta di vetri e di fiori, con sempre questa luce e questo tonalismo molto efficace. Allora, questa qua invece è Elsa di Lise, artista triestina di grande finezza, che si esprime in questo caso, vedete, tra razionalismo e cubismo. È un mix felice e molto personale. Questa è un'artista che trovo eccellente. Tullio Klamer, triestino, che ha studiato sia a Salisburgo che la scuola di grafica di Venezia, e questa è una composizione urbana, secondo me, divertente ed efficace. Gianna Lampe, muggesana, espressionismo figurativo, il mare, la luce. Qui abbiamo poi Carla Fiocchi, monfalconese, autodidatta, anche lei adora il paesaggio e dipinge sempre en plein air. E qui poi abbiamo Carolina Franz, che fa queste icone e le realizza attraverso il metodo tradizionale, ha studiato tanto teologia, teosofia e una profonda, però io le ho chiamate le icone contemporanee di Carolina Franz, perché lei riesce comunque a gettare un ponte fra le icone del passato, sempre in maniera molto filologica, e il concetto dell'icona del presente attraverso una sintesi. E poi questa è Paola Martinella, che è friulana, questo è un informale di felice fattura. Poi abbiamo questo artista che si chiama Roberto Micol, che ha queste suggestioni che un po', diciamo, possono ricordare Turner, un Turner contemporaneo che ha questa poesia così fine, così sottaciuta. Poi abbiamo Valérie Breguin, che è un'artista francese che si è formata anche in America, la cui pittura è concettuale. E poi abbiamo Erika Stocker Micheli, che è austriaca e ha fatto da po' culturalmente e artisticamente da ponte di collegamento fra la cultura triestina italiana e quella austriaca attraverso proprio il rapporto con le avanguardie austriache. E questo sarebbe un discorso lungo, sono delle visualizzazioni in cui lei attraverso l'arte e aggancia la medicina e anche fa della terapia, ma ci vorrebbe una conferenza. Ecco, poi questo è un pezzo da 90, Elvio Giorzenon, che è friulano, mancato recentemente, un artista che ha esposto con personali a Villa Manin e che insieme a Nora Carella sono i due artisti scomparsi che questo premio alla 18ª edizione del premio alla bontà omaggia quest'anno. Io ho finito, grazie per l'attenzione.